Dopo 2 mesi e 1 giorno dall'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina appare un paese frammentato, mentre a Kiev si abbozza un ritorno alla vita, l'est assediato conta i morti. Nella capitale ucraina, dopo la ritirata dei russi dalla regione, si è potuto recare il segretario di Stato americano Antony Blinken. Le visite degli alleati sono importanti, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Non ci aspettiamo dolcetti, ci aspettiamo doni specifici, armi specifiche. Credo che saremo in grado di ottenere dagli Stati Uniti ciò che abbiamo concordato prima o parte del pacchetto per gli armamenti all'Ucraina deciso in precedenza. Le attese non sono state deluse. Washington ha annunciato altri 700 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev. Blinken, dalla Polonia, sulla via del ritorno, ha sottolineato le defiance russe. La Russia sta fallendo, l'Ucraina sta vincendo. La Russia ha cercato di soggiogare totalmente l'Ucraina, di privarla della sua indipendenza, ha fallito. E ha cercato di dividere l'Occidente e la NATO, invece stiamo vedendo esattamente il contrario. Crediamo che gli ucraini possano vincere se hanno l'attrezzatura giusta e il giusto supporto e faremo tutto il possibile, continueremo a fare tutto ciò che dobbiamo per assicurarci che lo ottengano. Intanto la guerra continua e oggi ci sarà un nuovo tentativo di evacuare altri civili da Mariupol. Neanche la Pasqua ortodossa, che Putin ha celebrato presenziando una cerimonia col patriarca Kirill, è stata occasione di tregua tra popoli fratelli uniti dalla stessa religione.